Una foto d'epoca di un uomo in biciclo davanti alla Scala di Milano alla fine dell'Ottocento ha ispirato Massimo Zaffari, che vedendola ha deciso di diventare quell'uomo nella realtà. In Repubblica Ceca ha scovato la sua penny farthing ed è andato a prendersela per portarla a Bronzolo. Come? Ma pedalando, ovviamente. Allora, questa bici parte da lontano, parte dalla Repubblica Ceca, dalla provincia di Brno, l'ha pedalata praticamente per 1700 km consecutivi. 17 tappe, ci ho messo 17 giorni. Il lungo viaggio dalla Repubblica Ceca, per quanto possa sembrare incredibile, è stato solo un allenamento per affrontare poi i sacri luoghi del ciclismo. Sì, soltanto uno! Campioni del mondo! Altre tappe invece spaventose, le ho fatte alcune, cioè molte da 120-130 km, tutte in salita, soprattutto nei Carpazi, quelle mi hanno proprio logorato. L'ultima l'ho fatta da Verona a qua, 172 km, l'ultima tappa conclusiva. Il nome corretto sarebbe il biciclo. Tutti conoscono questa bici come il velocipede. È tutta in acciaio come era ai tempi. Notare che questa, la camera d'aria non ce l'ha, è solo gomma piena. Quindi i miei 1700 km li ho sentiti tutti e devo ringraziare, per fortuna avevo questa sella che era ultra comoda, questi molloni, e ha tenuto bene l'impatto. È nata così. Io fondamentalmente sono un patito di storia. Ero iscritto all'università fino a poco tempo fa, avevo già scritto anche la tesi di laurea, però alla fine ho perso lo slancio. Così, guardando qua e là vari materiali storici, mi sono imbattuto in questa foto di un uomo dell'Ottocento che stava passando davanti alla Scala di Milano in sella a questa bicicletta. E allora ho detto: voglio diventare quell'uomo. E quindi ho ordinato su internet questa bicicletta. Il giorno dopo che la bicicletta era pronta, è sotto a casa sua, me la sono presa senza averla mai vista prima né provata, ci sono saltato sopra e sono partito per tornare a casa. È mai stato un grande appassionato di bici. Sono sempre rimasto fuori dal mondo dello sport e delle competizioni. Le gare non mi piacciono. Prima di questa impresa avevo fatto un anno di bicicletta per allenarmi. In quell'anno ho pedalato abbastanza bene, finché poi a gennaio non mi sono anche rotto un ginocchio su a Monticolo. Sono rimasto fermo praticamente da gennaio fino ad aprile. Ad aprile ho ricominciato a pedalare, ho fatto circa 700 km. Non la chiamerei impresa, ma la chiamerei, quello che ho fatto, un viaggio rilassante, perché non è stata così faticosa. Non sembrerebbe, ma è molto rilassante, è molto scorrevole, la ruota è molto stretta, almeno rispetto a quella di una mountain bike. È pesante perché pesa sui 16 kg, il peso c'è. Poi io qua in basso avevo due valigie vintage d'epoca. Per la metà del tempo ho dormito in tenda, sacco a pelo e materasso pure. E quindi avevo mia discreta dose di peso e zavorra da portarmi dietro. Appunto, posso provare anche il mostro più sacro di tutti i mostri, che è lo Stelvio. Partendo da sotto, da Prato, e mi sono fatto tutti i 48 tornanti e li ho finiti però sotto una pioggia torrenziale. La più grande fatica della mia vita. E io sono felicissimo di questo. Un'impresa nelle corde solo di un atleta allenato? Niente di più sbagliato. Zaffari, infatti, ha fatto tutti i suoi viaggi senza social, senza connessione internet e senza mappe, con un piatto di spaghetti tra una sosta e l'altra, sovvertendo tutti i canoni e le simmetrie, come una storia d'altri tempi arrampicata sulle strade di oggi.